noi proseguiamo nella battaglia. Dobbiamo dichiarare che non è tutto definito, assolutamente no, perché c'è un giudizio pendente dinanzi al TAR nel quale verrà valutato se quel provvedimento dell'1 marzo della provincia che ha decretato l'annullamento del permesso di costruire è valido o meno. Una cosa importante, l'annullamento del permesso di costruire del 2010 è seguita non solo per la questione dell'enfiteusi, ma per altri due elementi: per la violazione delle norme urbanistiche vigenti, per la violazione della norma paesaggistica. Quindi l'enfiteusi è solo una parte della questione di cui ci stiamo occupando dinanzi al TAR. Allora, noi non vogliamo, questo è il fascicolo della Costituzione al TAR delle associazioni, noi non vogliamo mostrare, perché non ci interessano le spettacolarizzazioni, mostrare tutti i documenti. Noi vi facciamo vedere soltanto l'atto pubblico dal quale ha inizio il livello verso la mensa arcivescovile e la piantina che riguarda tutta l'area di Fontana Grande, ampia 300 ettari, in cui c'è anche la particella che diciamo è contesa in questo momento e per cui rivendica la proprietà la Edilmic SRL. Una cosa importante, noi siamo certi che lì c'era un livello, perché? Perché abbiamo trovato degli atti pubblici di affrancazione che sono stati trascritti e registrati. Quella scrittura privata a noi servirà per dire al TAR che non c'è mai stata l'affrancazione, non l'ha tirata mai fuori nessuno, non esiste negli archivi notarili, perché altrimenti la questione dal punto di vista dell'enfiteusi soltanto si sarebbe già chiusa. Nessuno ha a disposizione un atto pubblico di affrancazione, sebbene nell'area di Fontana Grande, in cui ci sono numerose particelle, diverse sono state affrancate nelle modalità previste dalla legge. Perché querelate, Enrico? Le associazioni hanno deciso di difendersi quando hanno saputo che c'era una querela per diffamazione nei loro confronti. I presidenti. Perché la responsabilità penale è personale. I presidenti firmatari di una nota del 19 gennaio del 2017. In quella nota fu espresso un diritto di critica nei confronti di chi ricopriva un incarico pubblico già a partire da giugno o luglio, se non erro, su incarico del sindaco Carluccio. E in quel caso avvenne cosa? Il notaio ha compiuto una attività professionale di parte per le Edilmic SRL, che poi è servita al comune di Brindisi, in particolare all'architetto Indini, al rigetto della richiesta della provincia di dichiarare lui la nullità del permesso a costruire. E quindi questo è stato rilevante, questo è stato determinante, quindi le associazioni hanno voluto criticare quell'agire, perché da un lato il notaio, che è stato compagno di battaglie sociali per tutte queste associazioni, ha ispirato molte persone su Brindisi nelle battaglie sociali, hanno visto in qualche modo venir meno una fiducia che si era consolidata. In quel caso si sono espresse con una critica formale, forse dura, però in quel caso lui ricopriva un incarico pubblico e quindi non poteva non riceverla in quel momento. Ci fosse stato un altro, l'avrebbe ricevuto un altro.